Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. Io vi dico, fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui». Pace bene, amici e ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva domenicale secondo il rito ambrosiano, terza domenica di Avvento. Troviamo in questo brano del Vangelo alcune figure, innanzitutto la figura di Giovanni, poi degli apostoli, o meglio degli discepoli del Battista, e poi Gesù che interloquisce e dialoga con questi discepoli, e in ultimo l'elogio che Gesù fa a Giovanni il Battista, suo cugino. Innanzitutto il contesto non lo si dice qui in questi versetti, in questo brano, però con tutta probabilità Giovanni non si reca da Gesù perché si trovava già in carcere. E allora manda a dire che cosa? Non è una semplice domanda, è una domanda che dovrebbe suscitare dentro di noi una certa perplessità, perché che cosa manda a dire? Qual è la domanda? Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Cosa significa? Se teniamo presente che il Battista doveva essere colui che apriva la strada al Messia, il precursore. E a un certo punto si interroga perché non gli va a genio, non riesce a capire né l'atteggiamento né le azioni né quello che Gesù stava comunicando, annunciando con la sua parola per le strade della Palestina. Perché probabilmente Giovanni si aspettava un Messia diverso, senza probabilmente, un Messia che avrebbe dovuto fare giustizia. Si ritrova invece di fronte a un Messia, Gesù, che annuncia la misericordia, che mangia con i pubblicani e i peccatori, che non separa quindi il bene dal male e quindi rimane sconvolto. Cioè il dubbio che si trova espresso nella domanda che viene posta a Gesù da Giovanni tramite i discepoli è un dubbio che è molto profondo, è una perplessità, è una crisi vocazionale.
Lui è il precursore, colui che prepara la strada al futuro Messia, ed è a un certo punto lo si ritrova perplesso. Non sa più chi è il Messia, se effettivamente il Cristo che stava annunciando si identificasse con la figura del Gesù di Nazareth oppure no, non capisce più niente. Che cosa fa Giovanni e che cosa fa meglio Gesù e che cosa manda a dire a Giovanni tramite i suoi discepoli? Non una risposta teorica, semplicemente guardatevi attorno. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che i sordi odono, che i morti risuscitano, che i lebbrosi sono purificati, che gli zoppi camminano e ai poveri è annunciata la buona notizia. È una citazione del profeta Isaia che aveva descritto l'operatività del futuro Messia con questi miracoli, con questi segni. Ma questi miracoli, questi segni si stanno realizzando. Guardatevi attorno. Andate a dire al Battista quello che voi vedete, non quello che è stato preannunciato da secoli, ma quello che si sta realizzando adesso. E poi il Battista, probabilmente rincuorato, non lo si dice, ma riceve questo elogio da parte di Gesù, che Gesù fa attraverso una dichiarazione esplicita di quello che lui pensava del Battista. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Uno vestito in modo lussuoso? Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Nel deserto, non nelle regge. Trainati da donna, non c'è uno più grande di lui. Ecco, allora prendiamo visione di questa realtà, di questo dubbio che viene espresso dal Battista attraverso una domanda molto seria e profonda. Cerchiamo di fare nostra questa domanda, perché molte volte anche noi ci ritroviamo nei panni del Battista. Anche noi siamo presi, attraversati, e nel nostro cuore risiedono molti dubbi. Però dobbiamo imparare dal Battista che cosa? Non a fuggire, non a zittire i dubbi, non accantonarli, ma a evidenziarli e, nelle nostre crisi, come ha fatto Giovanni, continuare a fare riferimento a Gesù, perché i dubbi, le perplessità, le crisi si risolvono non fuggendo da Lui, non facendo finta di niente, non affrontando il problema, ma continuando a fare riferimento a Gesù. Pace bene, amici, a risentirci la prossima domenica. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu.